mi riallaccio a questo, sì. Francesco, un attimo solo, perché ho una notizia dal Gazzettino del 5 febbraio del 2000. Un piccolo trafiletto, cioè segui i trafiletti che sono a lato del Gazzettino. Attento, per me è una roba mostruosa, peggio ancora dei preti pedofili americani. Dal 96, cioè dal 1996, esiste un vademecum della Conferenza Episcopale Francese che spiega ai vescovi come comportarsi quando vengono a sapere di casi, molestie o aggressioni sessuali su minori commesse da preti della loro diocesi. Ora uno dice, vabbè, che mi significa questo? Però attenzione, quando è venuto fuori, la notizia è emersa dopo che il vescovo Bayer di Normandia, Monsignor di Normandia, Monsignor Pierre Piccin, è stato raggiunto da un avviso di garanzia per non aver denunciato un caso riguardante un abate nella sua diocesi. Cioè loro hanno un vademecum, cioè il vescovo si è giustificato dicendo mi non lo voglio denunciare perché ho un vademecum del comportamento, cioè hanno un vademecum del comportamento per coprire i casi di pederastie. Cioè ci rendiamo conto, cioè a un certo punto questa notizia che sembra una cazzata, un tale come Dalla Costa o Mastelloni, Ugolini, Candiani, eccetera, beh, dovrebbe far arrestare tutto il vertice del cattolicesimo per associazione a delinquere finalizzata allo stupro di bambini. Tutto! Non se ne salva uno! Cioè, cioè, veramente io sono rimasto allibito, perché vabbè, finché te lo dici, te lo fai, non te lo conti, no? Cioè, c'è sempre il sospetto, ma che l'abbiano addirittura messo nero su bianco, tant'è che un vescovo si para sotto, c'è sempre una mostruosità allucinante. Sì, ma tra l'altro troverà sicuramente qualcuno che dice ma fanno bene, così hanno una regola di comportamento. È allucinante, Francesco, cioè io veramente resto senza parole davanti a ste robe. Sì, ma d'altronde vedi, cioè, è classico, come prima citavamo quell'abate che dice non dovete fare aborti. Cioè, non gli frega perché le persone fanno l'aborto, assolutamente. È fondamentale, siccome noi facciamo il giubileo, che voi soffriate, o non potete fare delle cose che sono solo vostre. Ma d'altronde il comportamento in questa maniera è chiarissimo, cioè nel senso che, sai, il gregge non va mai sconvolto, non va mai turbato, altrimenti diventa più difficile domarlo e controllarlo, insomma, dai. Certo. Se porti le pecore al macello e intuiscono che vengono macellate, diventano un attimino più nervose. È meglio tenerle quiete, nella quiete, insomma, si riesce anche meglio. Insomma. Sì, dopo le riduciamo in modo tale. Anzi, puoi dire, guarda come è dolce il mio gregge nelle mani del Signore. E mi sembra che sia anche una frase della Bibbia questa qua, cioè nel senso. Comunque c'è una cosa similare, però a memoria non me la ricordo. Comunque adesso un'invocazione di qualche salmo, di qualcosa, sì, sì. Come dolce il mio greggio. Sì, sì, d'altronde se lo porti nel macello fa comodo perché ti fa lavorare meno quando le sgozzi le pecore. E invece gli occhi di Diana, che è la libertà femminile, ma vale qualsiasi libertà, sono occhi feroci. Perché? Sì, no, ma infatti sei... Perché devono abbattere le costrizioni. Sì, ma d'altronde... Tutte le divinità stanno a dimostrare che sono realizzate perché hanno combattuto, cioè nel senso che le divinità non sono divinità tranquille che se ne stanno lì tranquille sullo sdaio, sull'Olimpo, certo, a vivere, cioè nel senso che anche loro sono obbligate ad affrontare la vita. Sono guerrieri che affrontano il futuro, cioè la costruzione di se stessi. Cioè, anche la divinità non ha il lusso di dire tanto io sono una divinità, che mi fa? Vivo di rendita? No, assolutamente. E soprattutto hanno la necessità di correre e di vivere assieme agli uomini. Che dici, Francesco? Sì. In queste 168 settimane che siamo passati a questa radio, 168 settimane, che abbiano capito che forse gli dei pagani non sono quello che i cristiani gli raccontavano? Ma qualcuno... i cristiani sono talmente, cioè dal punto di vista intellettivo, sono talmente stupidi che qualcuno potrebbero anche non averlo capito. Non averlo capito, vero? Sì, cioè, nel senso. Allora, il numero di telefono di Radio Gamma 049 700 700 e 049 700 838. Ecco, se qualcuno vuole intervenire, appunto, i telefoni sono attaccati, sono liberi e se qualche domanda pertinente la manderemo in diretta e cercheremo di rispondere. Oh. Ciao. Pederasta, dimmi cosa che vuol dire, scusa. Dimmi presto, dai. Cosa? Pederasta. Cosa vuol dire pederasta? Eh? Non so, guarda sul dizionario.
Così sai cosa significa. Beh, non riguarda solo i preti, eh. Ah, davvero? Puoi riguardare anche le muniche. Sì. Mm-hmm. Sono d'accordo. Ecco. E allora te mi fai venire in mente 15 anni di orfanotrofio e le muneghe, che piaceva tanto tirate su i mudandini e battete il culetto. Ciao. 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 È vero. Il sadismo è una roba praticata in tutti i conventi, e anche le punizioni per chi non sta alle regole sono fonte di questo. È un classico questo della... Questo è un classico, cioè nel senso che la loro follia li porta alla perversione più assoluta. Pronto? E di conseguenza la incapacità di vivere alla pari con qualcuno. Pronto? E di conseguenza per loro diventa facilissimo. Ma sono la Pina da San Drigo a Sorsaca, dai, scusami. Avevo telefonato ancora perché sono qui a che si sta colpita dal corpo luminoso. Sento? Sono in diretta, no? Sì. Ah, in diretta. Beh, senti, adesso a se mi tiro tutti i pensieri, da madre di tutto di tutto, e a se mi tiro in caimiglia. Dipende. No, come dipende? Madre qua si libera a parlare. Eh sì. A se mi libera, cammino. Dipende. No, no, vi offendo mia. Mia, non mi interessa. Se dinti tu. A me dico solo. Madre si istruiti, colti, e invece di dico non è vero. A chi aveva fatto filosofia, a chi aveva studiato anche tanto il Vangelo, ne vi è anche un dubbio, che non si dei preti che gli muratori bravi. No, sì. Perché sapeva anche il Vangelo, la Bibbia, vero? Il nemico va studiato. Purtroppo. Ah, ma non se mi è vero? Il nemico deve essere studiato. No, allora va bene, allora non si dei qui. Aspetta. Sì, ho qui a Tuni. Ciao, bella. No! Pronto? Ciao, Claudio. Ciao. Sono Giuseppina. Dimmi. Secondo te, le persone che subiscono le angherie, che non hanno la possibilità di tutelarsi, io parlo di angherie, potenze varie, eccetera, di ogni genere, no? Secondo te, non so se la chiami la cristallizzazione o illuminazione, insomma, possono redimersi o cosa? Grazie, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Scusa un attimo, rispondo subito un attimo solo. Pronto? Sì? Ciao Claudio. Ciao. Sono Latina. Dimmi. Volevo salutarti. Tanto grazie, non ti sento una vita. Anche io. Ci vediamo domenica? No. No, non posso. Vabbè. Grazie. Tutta la famiglia ovviamente non ci sarà. No, no. Va bene, dai, sarà per un'altra volta. Va bene. Ascolta, ti volevo dire anche io una storiella. Dimmi. Che magari conosci già, non lo so. Dimmi. Allora, era rosso di capelli, rosso fra virgolette. Lo chiamavano Gesù. Era nato in Palestina da una banda di Zulù. Porca miseria, per non dire di peggio, non piangere perché se ci restano due o tre chiodi ti inchiodiamo pure te. La sapevi? No, ma avevo qualche ricordo vago. Sì, non è nuova. No, no. È molto, molto vecchia. Poi passando un attimino, se me lo permetti, un po' più sul serio, e volevo dirti che, perché siete in due, ciao anche a ciao. Tuo... Non mi ricordo il nome. Francesco. Francesco, che vi sento sempre. E allora, io premetto... anche se non mi interessa tanto farglielo sapere agli ascoltatori, però premetto che non sono pagana, in quanto dopo ci sarà il perché forse. E un giorno di tanti anni fa, no, mi chiedevo, perché stavo vivendo questo conflitto interno, fra il desiderio di sentirmi libera, il quale mi sembrava giusto, e alla stessa stregua vivevo uno stato di frustrazione, di ricatto morale, di violenza, che mi avevano insegnato essere giusto così. Dopo ne ho tratto una conseguenza, col tempo, sai, perché sono cose che si maturano un po' alla volta, e
e ho capito che mi avevano bevuto il cervello 100 anni fa, per dirti. E quindi la conseguenza del mio malessere era questa, anche se l'avevano fatto in un modo molto, non so come definirlo, lussuoso in un certo senso. Sottile, ecco. E penso di non dover dire altro, perché sennò ci sarebbe molto da dire, no? Eh sì. Mi sono spiegata. Penso che abbiano capito ho tutti. Ho detto qualcosa. Ecco, e vi ascolta. Grazie. Non so se volete rispondermi a modo vostro. Vi ascolto e ciao. Ciao. Io vorrei rispondere a Cattina, ma prima vorrei rispondere a quest'altra persona invece. Ho staccato un attimino i telefoni. Allora, una persona, non è che una persona si salva o non si salva. Una persona, anche se subisce tanta costrizione e subisce tante umiliazioni, ha la possibilità comunque di compattare se stessa. L'importante è che tutto questo non lo trasformi in qualcosa che doveva essere, un qualcosa che sia naturale, un qualcosa che è giusto che fosse così, e magari lo va anche a riprodurre. Cioè, esiste una libertà d'animo, cioè una libertà emozionale, che ti dice: mi non posso ribellarmi perché sono troppo debole. Ma questa è un'ingiustizia, cioè questa è una porcheria. E questa libertà d'animo salva l'individuo, cioè salva il corpo di energia dell'individuo e gli impedisce di interiorizzare la repressione che subisce e di riprodurla sul territorio. Questo è in sostanza il discorso. Perché non esiste una salvezza, esiste però la capacità di proteggere quello che è il proprio campo vitale, proprio non interiorizzando l'ingiustizia che si subisce. Non so. Sì, beh, ci sarebbe poi anche. Può riattaccare il telefono. Riattacco i telefoni. Sì. C'è che è un discorso da fare, cioè nel senso che la redenzione è soltanto una possibilità cristiana. Non esiste. No, non c'è. Ciao. Non esiste la possibilità, appunto, di redimersi, esiste la possibilità di riscattarsi, cioè nel senso di porre appunto in azione dei comportamenti che permettono di modificare in maniera radicale e sostanziale la propria esistenza, cioè nel senso che quello che è stato, non può essere cancellato. Però una persona capace, facendo memoria, storia, confronto o comprensione delle proprie azioni, riuscire a trovare una via diversa. Poi un'altra cosa che volevo rispondere, a parte questo discorso della redenzione, che appunto la redenzione non esiste, ma esiste soltanto il riscatto tramite comportamenti di volontà e azione concreta. E l'ascoltatrice che giustamente Claudio ha buttato giù, era giusto buttarla giù. Anche perché ha cominciato in maniera offensiva, cioè nel senso di dire: all'infuori della Chiesa non si è capace di comprendere le cose, di conseguenza voi potreste essere dei sacerdoti spretati. E questo significa chiaramente avere la superiorità. Potete inciampare anche stesso. Sta attento. Sì. Mi so, a Cucurita, mi avrei sentito per nome. Sì. Mi chiamo Rita, però per gli amici del 5 so a Cucurita. Non sei tu chi che l'abbia messo in croce Cristo e abbia pensato come qui che ti hai detto tu? Il problema è che non è mai esistito. È esistito solo l'orrore della morte. Ammettiamo che sia esistito. Ammettiamo, sai, se non sa questa, ammettere che sia esistita una roba che non è esistita. È rossita. Come che te l'hai detto tu? Desidero Gesù Cristo? No, e ora lo resta vivo. Staltro, e voi gli avrà detto qui che va qua. Vabbè, che staltro non vuoi né più questo né più quello né più niente né, no, né per, mangiare, né per, fare, né per fare la stessa cosa. Io l'abbia copato così. Te mi senti? Sì, sì. Per fare la stessa cosa avrebbero dovuto annientare l'ideologia cristiana, la sottomissione cristiana come arrivava a Roma. Per fare la stessa cosa. Per fare la stessa cosa avrebbe dovuto fare questo. Va bene, senti, se è per una roba, se è per altra, senti. Ma non stai dicendo mia mai, neanche così, senti. Dai, vero? Non so. Tu lo so, ma... Mica lo domanderia ai ruandesi con 800.000 morti ammazzati dai cattolici. Sta attento. Ognuno dopo dire il suo parere, che ti capisco. Meno sei che sia contro di te. Perché ognuno ha una testa, ognuno...
mi ti ascolto anche a volentieri, quando ti ascolto, quando che posso però, perché non costo casa mia, mi su euro, posso ascoltarti come che voglio. Ascolta, dimmi. Complimenti, grazie, e stai tanto bene. Anche a te. Ciao, ah, grazie. No. Ciao. Ciao. Bene. Francesco, chiudiamo qui la trasmissione. Sì. Vuoi concludere? Abbiamo ancora un paio di minuti. Sì, che Mario arrivi. No, beh, allora, io visto che abbiamo pochi minuti, ricordo le conferenze così proprio. Abbiamo chiuso i telefoni. Sì, cioè, visto che non sarebbe possibile dare una risposta articolata ad alcuni ascoltatori, la rinvieremo a momenti migliori. Allora, io voglio ricordare un ciclo di conferenze che si terrà nella Biblioteca Comunale di San Drigo, Vicenza. Appunto, la Biblioteca Comunale è in zona centrale, penso facile raggiungibile. E le conferenze hanno come tema dominante la paura. Il ciclo di conferenze sarà basato su 4 conferenze. Questo è il calendario delle conferenze. Mercoledì 8 marzo, ore 20:30, il libro della paura, il relatore sarò io. Sottotitolo della conferenza è La Bibbia come fonte di terrore, dominio e angoscia. Mercoledì 15 marzo, ore 20:30, esperimenti sulla paura, tecniche di autocontrollo e superamento. Mercoledì 22 marzo, ore 20:30, stregoneria oggi, il relatore sarà Claudio Simeoni. Sottotitolo è Essere stregoni sotto il dominio cristiano. Mercoledì 29 marzo ore 20:30, Le categorie del vampirismo di Silvano Lorenzoni. Un tempo i vampiri abitavano in luoghi nascosti, ora abitano in ogni dove. Ecco, appunto, voglio ricordare queste conferenze tutti i mercoledì di marzo, Biblioteca Comunale di San Drigo, tutti quanti alle ore 20:30. E comunque ricorderemo questi impegni anche dopo e anche più avanti. Saluto gli ascoltatori. Questa è la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo alle ore 19 continueremo Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Ecco, aggiungo una cosa, molto materiale sia di Claudio sia dell'istituto si trova su internet, lo trovate sui vari motori di ricerca. Maggiori informazioni sulle conferenze, quanto prima approntaremo anche una pagina su internet in maniera tale che uno possa avere anche più materiale per capire il tipo di conferenza. Certo. Bon, grazie per l'ascolto, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica Vicenza. Grazie per l'ascolto e alle ore 19 sarò ancora in radio con Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano. Bene, a risentirci a questa sera alle 19.